Ciao, cosa significa essere se stessi? Molte persone dicono: ah, io sono me stesso. Altri dicono: la cosa più importante è essere se stessi. Ma cosa significa veramente essere se stessi? Perché se essere se stessi significa essere dominati da impulsi che non si riescono a governare, non è essere se stessi. Essere se stessi non è, come dire, voler fare la dieta e poi sentire un impulso sfrenato e alzarsi e svuotare il frigorifero. Essere se stessi non vuol dire magari decidere di lasciare una persona e poi sentire un impulso sfrenato di messaggiarla, di cercarla, di inseguirla. Quindi essere se stessi è possibile soltanto se riusciamo a conoscere quelle nostre parti nascoste, se riusciamo a conoscere quella zona d'ombra, e per farlo dobbiamo far emergere le emozioni, far emergere il nemico, tra virgolette, perché altrimenti non sappiamo contro chi combattere. E quindi una cosa molto importante è andare a decodificare le nostre emozioni. Quindi per fare questo dobbiamo conoscere il linguaggio delle nostre emozioni. Conoscere, ad esempio, per fare un esempio, se uno dice: ho una depressione che non mi fa vivere, e mentre parla della sua depressione, ad esempio, si accarezza le labbra, che è un segnale di forte gradimento emotivo, significa che in quel momento lì siamo innamorati della nostra depressione. E allora dobbiamo andare alle origini, dobbiamo capire qual è l'origine di questa depressione per eliminare le cause che l'alimentano, le cause che la governano. E queste cause sono cause emotive, sono emozioni compresse, è rabbia compressa, è disistima compressa. Quindi noi dobbiamo andare a riconoscere queste cause e scioglierle. Come possiamo scioglierle? Mettendo esattamente un pensiero opposto a quello che ha generato la paura, a quello che ha generato l'attaccamento, a quello che ha generato il turbamento, sfruttando una proprietà fondamentale della nostra mente, che è quella che non possono coesistere contemporaneamente due pensieri opposti. Però per mettere l'antidoto dobbiamo prima capire che tipo di veleno ci governa, che tipo di veleno sta inquinando, per così dire, la nostra mente, perché se non conosco un nemico non ho neanche lo strumento per combatterlo. Questa è la vera sfida per essere se stessi. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!